Buongiorno a tutti, diamo inizio al corso di progettazione di meccanismi ed incominciamo con alcuni richiami sulla cinematica del corpo rigido nel piano. A tale proposito, incominciamo con il considerare questo sistema di riferimento OXY, che lo riteniamo fisso, e rispetto a questo consideriamo un sistema di riferimento mobile la cui origine omega coincide con il punto O e risulta ruotante rispetto al sistema di riferimento fisso che abbiamo appena introdotto. Indichiamo il sistema di riferimento mobile con omega si eta. Questi due riferimenti hanno l'asse Z in comune, l'asse zeta, entrambi risultano perpendicolari al piano del moto dell'origine. Bene, questo sistema di riferimento mobile ruota di teta rispetto al riferimento fisso. Se ora andiamo a considerare per esempio il versore dell'asse xi, e questo noi indichiamo con epsilon con 1, che cosa accade? Allora, possiamo esprimere questo versore, che vi ricordo essere un vettore modulo unitario, in forma cartesiana rispetto al riferimento fisso, per cui le sue componenti sono coseno di teta i più seno di teta j, dove i e j sono rispettivamente i versori del sistema di riferimento fisso, quindi in particolare degli assi x e y. Bene, se ora andiamo a considerare la derivata temporale di questo versore e la indichiamo con epsilon con 1 punto, questo versore naturalmente ha un modulo unitario che è costante, ma in quanto versore dell'asse del sistema rotante naturalmente cambia le sue componenti rispetto al riferimento fisso, ok? Quindi andiamo a considerare la derivata temporale e quindi che cosa abbiamo? Naturalmente teta è funzione del tempo e quindi abbiamo meno sen teta, teta punto, essendo una funzione composta, più cosen teta, teta punto, j. Questa è la rappresentazione cartesiana della derivata temporale del versore epsilon con 1 dell'asse xi. Bene, ora se andiamo a sviluppare separatamente questo prodotto vettoriale, cioè omega vettore epsilon con 1, e come ben sapete possiamo farlo come sviluppo di questo determinante di jk. Le componenti di omega sono 0, 0, teta punto, però dobbiamo specificare che omega rappresenta la velocità angolare di rotazione del sistema mobile rispetto a quello fisso, e quindi omega avrà come modulo la derivata temporale dell'angolo teta e come direzione sarà una direzione K, dove K rappresenta il versore dell'asse Z. Quindi omega è un vettore perpendicolare al piano della lavagna, rappresentato in forma cartesiana in questo modo. Questo è il motivo per cui scrivo 0, 0, teta punto, e solo teta punto è la componente diversa da 0 secondo l'asse Z. Per quanto riguarda epsilon con 1,
è rappresentato in forma cartesiana in questo modo, e quindi abbiamo come componenti coseno di teta, seno di teta, 0. Possiamo ora sviluppare questo determinante e in maniera molto semplice abbiamo, secondo la prima riga di questa matrice quadrata, abbiamo meno sen teta per appunto i più cosen teta per appunto j. Secondo k, moltiplicando k per corrispondente minore, ovviamente è 0, per cui questo è il risultato. Bene, ci accorgiamo da questi semplici passaggi matematici che questi due termini sono identici tra loro, pertanto la derivata temporale del versore epsilon con 1 può essere espressa in questo modo. E quindi possiamo scrivere appunto che epsilon con 1 punto è uguale al prodotto vettoriale della velocità angolare che è associata al piano mobile rappresentato dal sistema di riferimento omega xi eta rotante con la coordinata angolare teta per il versore stesso. Bene, questa formuletta è molto importante nella cinematica dei meccanismi e si chiama la formula di Poisson. Bene, tra l'altro possiamo anche osservare una cosa importante. Se io vado a considerare il prodotto scalare tra epsilon con 1 ed epsilon con 1 punto, quindi tra il versore e la propria derivata temporale, come ben sappiamo il prodotto scalare può essere espresso sia come prodotto dei moduli per il coseno dell'angolo formato tra i due vettori, versori in questo caso, in forma cartesiana sappiamo bene che dobbiamo moltiplicare rispettivamente le componenti omonime. Ok? Quindi che cosa otteniamo? Otteniamo meno sen teta cos teta per appunto più, perché deve uscire naturalmente uno scalare, come ben sapete, il prodotto scalare, e quindi qui abbiamo cosen teta sen teta per appunto. Quindi, vedete che abbiamo due termini uguali, il modulo, questo prodotto scalare è uguale a 0. E questo lo possiamo facilmente verificare. Quando il prodotto scalare è nullo, vuol dire che questi due vettori sono ortogonali tra di loro. Va bene? Quindi vuol dire che epsilon con 1 punto è perpendicolare ad epsilon con 1. E anche questo è molto importante. Quindi possiamo andare qui a rappresentare anche la derivata di questo vettore, per esempio in questo modo, e quindi questo è epsilon con 1 punto, che come vedete è ortogonale ad epsilon con 1. Potete facilmente verificare con l'ausilio della trigonometria che appunto le componenti di epsilon con 1 sono proprio epsilon con 1 punto, sono proprio meno sen teta teta punto, perché questo angolo naturalmente è teta, perché sono rette rispettivamente perpendicolari, e queste sono le due componenti. Come vedete la componente secondo l'asse x è negativa, perché è diretta in verso opposto all'asse x, e la componente secondo y invece è positiva.
La cosa importante quindi è che quando vado a considerare la derivata temporale di un versore, questo può essere calcolato mediante la formula di Poisson ed è pari al prodotto della velocità angolare e prodotto vettoriale per il versore stesso. Questi vettori sono perpendicolari tra loro. Poi c'è una generalizzazione di questa formula che vediamo più avanti. Bene, questi sono dei concetti che ci servivano per entrare un po' più nelle questioni della cinematica. E allora andiamo a considerare un sistema di riferimento fisso, ancora una volta, quindi OXY, poiché stiamo considerando un moto piano. Questa volta però, anziché considerare una pura rotazione del sistema mobile rispetto a quello fisso, generalizziamo il discorso, cioè andiamo a considerare un generico sistema di riferimento che ruota e trasla rispetto a quello fisso e che quindi esegue un generico moto piano di rototraslazione. Quindi nello schema consideriamo una generica posizione di questo sistema di riferimento che sarebbe omega xi eta, come dicevo, trasla e ruota. La rotazione la indichiamo sempre mediante questo angolo orientato, teta, formato tra l'asse xi, rotante in senso antiorario per i valori positivi, rispetto all'asse x del sistema fisso. Bene, consideriamo ancora un punto che si sta muovendo per fatti suoi. Quindi stiamo parlando di un problema inerente ai moti relativi, dei quali sicuramente avete sentito parlare. Quindi abbiamo questo punto che si muove, che può essere anche un punto di un altro corpo rigido, come vedremo, si muove sia rispetto a questo sistema di riferimento mobile, nel caso più generale, nel piano di rototraslazione, e ovviamente sia rispetto al sistema di riferimento fisso. Okay. Bene, noi dobbiamo trovare un legame tra la velocità di questo punto rispetto al sistema mobile, rispetto al sistema fisso, l'accelerazione di questo punto rispetto al sistema mobile e quello fisso. A tal fine, quindi, utilizziamo una rappresentazione mediante vettori, mediante dei vettori posizione. Allora, il punto omega, che sarebbe l'origine del sistema mobile, si muove nel piano, ma la sua posizione istantanea può essere definita mediante un vettore posizione che è un vettore O omega. Ovviamente durante il movimento del punto omega questo vettore posizione cambierà di orientamento in maniera analoga a quanto accadeva ad epsilon con 1, ma cambierà anche il modulo. Non soltanto di orientamento, anche il modulo, perché questo può diventare più lungo o più corto. Ok? Quindi abbiamo una doppia variazione, sia di orientamento che di modulo del vettore posizione, al fine di stare appresso al movimento del punto O. Ancora abbiamo il punto P, possiamo individuare un vettore posizione di P rispetto al sistema di riferimento mobile e ovviamente per finire un vettore posizione di P rispetto al riferimento fisso. Come detto prima, quindi il movimento del punto P può essere riferito direttamente al sistema fisso oppure ad un sistema mobile rototraslante. Quindi è una situazione un po' diversa, un po' più complicata rispetto a quella che probabilmente avete analizzato nei corsi precedenti. Allora cosa possiamo scrivere? Qui dall'algebra dei vettori possiamo scrivere subito che OP è uguale ad omega più omega P, giusto? Ma tutti questi vettori sono vettori posizione, pertanto individuano la posizione istantanea del punto omega e del punto P, che si muovono naturalmente. Quindi questi vettori posizioni sono funzioni vettoriali del tempo. Ok?
possiamo dare una rappresentazione cartesiana. Posso scrivere ovviamente ancora OP uguale ad omega più omega P, ma anziché scrivere omega P, scrivo omega P per il tramite delle proprie componenti cartesiani rispetto a riferimento mobili. Quali sono? Questo è il vettore posizione, quindi abbiamo rispetto a riferimento mobile, indichiamo questa con xi, e quest'altra componente, cioè l'ordinata, con eta. Non metto alcun pendice, altrimenti complichiamo la rappresentazione simbolica, quindi lasciamo xi eta, essendo p insomma, un punto generico del piano. Detto questo, posso scrivere quindi, al posto di omega p, le sue componenti, vale a dire xi per il versore dell'asse xi, e continuiamo ad indicare come fatto prima con epsilon con 1. Quindi qui avrò un epsilon con 1, per quanto riguarda l'asse delle ordinate avrò un epsilon con 2. Quindi xi epsilon con 1 più eta epsilon con 2. Ok? Quindi abbiamo esplicitato in forma cartesiana il vettore posizione di P rispetto al riferimento mobile. A questo punto andiamo a derivare, perché come detto prima, a noi interessa arrivare a delle relazioni sulle velocità prima e successivamente sulle accelerazioni, che sono di fondamentale importanza nello studio dei meccanismi. Allora, andiamo a considerare quindi questa derivata temporale, possiamo farla perché sono dei vettori posizione, ripeto, quindi sono delle funzioni vettoriali del tempo. Indichiamo in maniera compatta la derivata temporale con il puntino. Questa è uguale ad omega punto, quindi devo derivare prima il secondo membro naturalmente, e poi vado a derivare questo. Attenzione, perché qui noi dobbiamo tenere conto che siccome il punto P si muove, le componenti, le coordinate cartesiane del punto P, xi ed eta, variano, giusto? Non soltanto, variano anche epsilon con 1 ed epsilon con 2, perché lo stesso sistema di riferimento mobile ruota e trasla, quindi nonostante questi siano dei versori, cioè di modulo costante unitario, ma variano di direzione, lo abbiamo appena dimostrato con le formule di Poisson. Quindi ho una doppia variazione temporale, quindi quando io vado a considerare la derivata rispetto al tempo, devo fare la derivata del prodotto, perché sono entrambe delle funzioni del tempo. Ok? Quindi cosa scrivo? Xi punto, derivata della prima della seconda, per la seconda, più xi epsilon con 1 punto più eta punto epsilon con 2 più eta epsilon con 2 punto, e abbiamo sviluppato la derivata. Ok? A questo punto vedete che ci troviamo davanti delle derivate di versori, ma noi sappiamo come trattarle perché abbiamo appena introdotto le formule di Poisson, per cui sappiamo che quelle derivate temporali possono essere espresse in questo modo. Ed è esattamente quello che ci apprestiamo a fare. Allora, possiamo qui scrivere che OP punto è uguale ad omega punto più, raggruppiamo dei termini, quindi vado a scrivere xi punto epsilon con 1 più eta punto epsilon con 2, raggruppiamo questi due termini a parte, più poi due termini in cui compaiono le derivate dei versori. Ok? Possiamo fare più passaggi, ma possiamo anche compattare il tutto, e quindi sostituendo qui dentro le formule di Poisson, perché epsilon con 1 punto sarà uguale ad omega epsilon con 1, epsilon con 2, stesso discorso, quindi avrò omega
vettore, poi questi termini sono degli scalari per cui li posso spostare nel prodotto vettoriale e quindi posso scrivere il tutto in questo modo. Allora, omega vettore xi epsilon con 1 più eta epsilon con 2. Ricordiamoci sempre che questa omega è la velocità angolare, non di un punto, perché non avrebbe senso, la velocità angolare di un piano mobile solidale al sistema mobile. Quindi riscriviamo qui la nostra omega è data da teta punto per k, dove k, ripeto, è il versore dell'asse z. Questa è la perna destra, xyz, che è uscente perpendicolare al piano della lavagna. Va bene? Ok, allora vediamo come da questa formulazione ci avviciniamo piano piano ad aspetti che hanno maggiore significato fisico e successivamente anche tecnico, perché ovviamente siamo degli ingegneri, quindi dobbiamo puntare all'aspetto tecnico. Allora, possiamo scrivere quanto segue. Questa la sviluppiamo ancora. La OP punto, che cos'è? Sarebbe la derivata temporale di un vettore posizione del punto P rispetto al riferimento fisso. Ma questa che cos'è? È la velocità del punto P, cioè la velocità assoluta di P. Giusto? Quindi possiamo scrivere la velocità di P assoluta è uguale ad omega punto, ma omega punto è la derivata temporale del vettore posizione dell'origine, che è un punto diverso da P, ma ovviamente il discorso è identico, quindi anche questa è la velocità di omega rispetto al riferimento fisso. Quindi abbiamo questa V di omega più questo termine è, come vedete, ha come componenti xi punto e da punto, cioè le derivate temporali delle componenti cartesiane rispetto al riferimento mobile. Quindi ancora una volta rappresenta una velocità, cioè la velocità del punto P, ma riferita al sistema mobile, perché qui compare epsilon con 1 e epsilon con 2, che sono i versori del riferimento mobile. Quindi più la velocità di P relativa a riferimento mobile, ok? Più cosa ancora? Omega, prodotto vettoriale di questo termine. Ma quel termine che cos'è? In forma cartesiana queste sono le componenti del vettore posizione omega p, quindi omega p. Qui posso scrivere omega p. E siamo giunti quindi ad una relazione che riguarda appunto il teorema dei moti relativi. La scriviamo in maniera un po' più ordinata, poco diversa da questa. Quindi la velocità di P rispetto al sistema assoluto è uguale alla velocità di P rispetto al sistema relativo più, sposto semplicemente questo termine, più V di omega più omega vettore omega p. Bene, questo termine qui, tutto questo termine, è quella che viene denominata la velocità di trascinamento, ok? Che voi conoscete senz'altro, però questo è un caso più generale, perché sto considerando un sistema mobile rototraslante, ok? Quindi velocità assoluta, relativa, velocità di trascinamento. Tant'è vero che se noi considerassimo l'esempio semplice che viene solitamente presentato nel corso di fisica, ok? Immaginate un treno che sta su un binario in traiettoria rettilinea. Io posso considerare un sistema di riferimento fisso
solidale al binario, ok? Solidale al binario, un sistema di riferimento mobile eta omega xi e un omino all'interno che si muove all'interno del treno, del vagone del treno, ok? Questo è un esempio semplice, però mi preme sottolineare l'analogia di questa situazione rispetto a questa, con la sola differenza che qui abbiamo una rotazione in più, ok? Vedete qui il sistema di riferimento mobile ha una pura traslazione, tra l'altro traslazione rettilinea, quindi è un caso ulteriormente particolare, rispetto al riferimento mobile. Ok? E allora qui come si calcola, come si applica la legge dei moti relativi? Lo sapete benissimo, dice che la velocità assoluta, sempre in forma vettoriale, ma qui in forma vettoriale è superfluo, no? È superfluo perché tutti i vettori sono paralleli tra di loro, quindi se noi li proiettiamo chiaramente su un asse, che sarebbe un asse comune, naturalmente possiamo scriverla anche in forma scalare. Ma lasciamola in forma vettoriale. La velocità assoluta è uguale alla velocità relativa di una velocità più trascinamento. Ok? Quindi se il treno si muove a una certa velocità e l'omino si muove ad una sua velocità all'interno del vagone, naturalmente la velocità assoluta è la somma. Ok? Quindi somma algebrica, se si muovesse nell'altra direzione ovviamente va sottratta. Quindi questo è un caso semplice, ma che deriva come caso particolare di quello generale che noi abbiamo appena dimostrato. Va bene? Tant'è vero che qui, se noi mettiamo omega uguale a 0, perché qui teta è uguale a 0, ma non solo uguale a 0 nell'istante iniziale, è sempre uguale a 0, perché il moto relativo è una pura traslazione rettilinea. Se voi togliete questo termine qui, questa relazione è uguale a questa. Ok? Quindi abbiamo semplicemente generalizzato un qualche cosa che voi già conoscevate per quanto riguarda i modi relativi. Rimanendo ancora sul discorso inerente alle velocità, ecco, noi possiamo da questa trarre un'altra formula che è molto importante per noi nella cinematica del corpo rigido e dei meccanismi. Infatti, qui nel caso generale noi abbiamo ipotizzato che il punto P si muovesse rispetto al sistema mobile, che a sua volta ruota e trasla, e si muovesse anche rispetto al sistema fisso. Ma se noi ipotizziamo che omega e P appartengano entrambi allo stesso corpo rigido, il che vuol dire che omega p come vettore è costante in modulo, quindi nell'ipotesi di omega p costante in modulo, il che vuol dire, modificando leggermente lo schema, diciamo in rosso, vuol dire qualcosa del genere. Quindi sto considerando in questo caso un unico corpo rigido, omega e p appartengono, ripeto, allo stesso corpo rigido, chiaramente un caso particolare di quello che abbiamo appena considerato. Sotto queste ipotesi, che cosa viene fuori? Se omega p è costante in modulo, noi abbiamo che la velocità relativa è costante non soltanto in modulo, in realtà è costante anche come orientamento, perché questo angolo qui, chiamiamolo per esempio beta, rimane costante perché è misurato rispetto al sistema di riferimento mobile, ok? Detto questo, questa derivata temporale
che in generale tiene conto sia della variazione di modulo che della variazione di direzione, risulta uguale a 0. Ok? Quindi questo termine non c'è, cioè questo non c'è, non c'è velocità relativa, perché è lo stesso corpo rigido. Ok? Se questo termine non c'è, noi possiamo scrivere questa relazione in questo modo, cioè che la V di B è uguale alla V di omega più omega vettore omega B. Questa formuletta dovrebbe risultarvi familiare sicuramente dal corso di meccanica applicata alle macchine, perché questa la posso scrivere anche come la V di omega più la velocità di P rispetto ad omega. Questa è una relazione molto importante per la cinematica del corpo rigido. Quindi la velocità di un punto P generico dello stesso corpo rigido può essere espressa rispetto alla velocità di un altro punto altrettanto generico in quel modo lì, cioè come somma di questa velocità più la velocità relativa di un punto rispetto all'altro. Ok? Quindi possiamo derivare questo teorema da questo più generale che riguarda il moto relativo. Questo per quanto riguarda però i corpi con due punti dello stesso corpo. Bene, possiamo proseguire con il discorso inerente le accelerazioni. Per passare alle accelerazioni e quindi giungere a due analoghe relazioni, una inerente ai moti relativi e un'altra inerente a due punti dello stesso corpo rigido, non ci rimane che andare a considerare una ulteriore derivata, ok? Dobbiamo fare la derivata seconda. Derivata seconda, la relazione ce l'abbiamo qui, ci conviene ripartire da qui per lo sviluppo della derivata seconda, sempre rispetto al tempo. Scriviamo qui OP, due punti, è uguale ad omega, due punti, più, devo andare a derivare tutti questi termini. Naturalmente vale lo stesso discorso fatto prima, quindi qui varia in generale sia il primo termine che il secondo, perché comunque epsilon con 1 varia per quanto detto prima. Ok? Quindi quei termini si raddoppiano perché devo fare sempre la derivata del prodotto. Quindi cosa scriviamo? Sì, due punti, epsilon con 1 più si punto epsilon con 1 punto più si punto epsilon con 1 punto più si epsilon con 1 due punti più eta due punti epsilon con 2 più eta punto epsilon con 2 punto più eta punto epsilon con 2 punto più eta epsilon con 2 due punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questi 4 si raddoppiano come termini, va bene? E ora dobbiamo sviluppare il tutto per giungere alla relazione finale. Allora ci conviene, come al solito, raggruppare questi termini. Quindi qui ho un omega, due punti, più, andiamo a raggruppare
questo e questo. Quindi abbiamo xi due punti epsilon con 1 più eta due punti epsilon con 2 più in tutti gli altri termini, come vedete, compaiono delle derivate temporali prime, prima o seconda, del versore epsilon con 1, che dobbiamo sviluppare utilizzando la formula di Poisson che abbiamo appena dimostrato. Quindi possiamo scrivere che cosa? Allora, qui abbiamo questo termine, mediante la formula di Poisson, quindi questo termine, questo e questo. Come vedete interviene anche un numero 2, i due sono uguali, si sommano, quindi ho un 2. Introducendo la formula di Poisson avrò un 2 omega vettore messo in evidenza, si punto epsilon con 1 più eta punto epsilon con 2, giusto? Più rimangono questi altri due termini. Mi riferisco a quelli in cui compare la derivata seconda. Va bene? Allora, sviluppiamo separatamente questa derivata seconda. Allora scriviamo che epsilon con 1 punto è uguale ad omega, riscrivo qui la formula di Poisson sostanzialmente, quindi è uguale ad omega vettor epsilon con 1. La derivata seconda della formula di Poisson mi dà proprio epsilon con 1 punto, che è uguale alla derivata di questi due termini. In generale, come al solito, variano entrambi e quindi andiamo a considerare appunto la derivata del prodotto. Quindi avrò omega vettor epsilon con 1, omega punto, più omega vettor epsilon con 1 punto, derivata del prodotto. Ma questa la posso scrivere anche in questo modo. Qui compare un epsilon con 1 punto, quindi posso applicare ancora una volta la formula di Poisson e quindi avrò omega vettor epsilon con 1. Quindi vedete che qui compare un doppio prodotto vettoriale. Allora qui abbiamo un omega punto, ma l'omega l'abbiamo scritta in questo modo, vedete, come teta punto k, quindi la omega punto non è nient'altro in questo caso che teta 2 punti k, cioè quella che possiamo definire accelerazione angolare. Ok? Quindi se possiamo dire che alfa, che è la omega punto, sarà uguale a teta 2 punti k. Quindi questa per noi è l'accelerazione angolare e la indichiamo con alfa. Chiaramente è sempre un vettore perpendicolare al piano della lavagna e diretto secondo l'asse z, rappresentato dal versore k. Sul secondo termine invece abbiamo un doppio prodotto vettoriale. Possiamo già scrivere il risultato, possiamo scrivere che questo è uguale quindi ad alfa vettore epsilon con 1 meno omega quadro epsilon con 1.
Ma cerchiamo di dare una spiegazione a questo doppio prodotto vettoriale un po' più fisica, un po' più semplice, va bene? Allora, immaginiamo che questo sia omega in una rappresentazione assonometrica, quindi questo è epsilon con 1 e questo è omega, sono perpendicolari tra loro, ok? Epsilon con 1 appartiene al piano della lavagna, omega è perpendicolare, abbiamo detto più volte. Allora, se io vado a fare il primo prodotto vettoriale, sappiamo che il prodotto vettoriale dà un vettore, cioè un vettore che è perpendicolare a questi due, ok? E deve vedere il primo sovrapporsi al secondo in senso antiorario. In una rappresentazione assonometrica possiamo dire che questo vettore è omega vettore epsilon con 1. Siete d'accordo? Chiaramente tutti e tre gli angoli sono di 90 gradi in una vista assonometrica. Ok? Perché il vettore risultato del prodotto vettoriale vede omega sovrapporsi in senso antiorario ad epsilon con 1, va bene? Ma noi qui abbiamo il doppio prodotto vettoriale, quindi poi devo andare a moltiplicare nuovamente omega per omega vettore epsilon con 1, cioè devo moltiplicare questi due vettori. E che cosa succede? Che io ottengo questo vettore qui, perché deve essere ancora una volta perpendicolare ad omega, cioè al piano, che contiene omega ed omega vettore epsilon con 1. Va bene? Quindi questo è omega vettore epsilon con 1. Cosa ci accorgiamo? Se noi andiamo a sviluppare il prodotto vettoriale, noi sappiamo anche, l'abbiamo fatto prima con il determinante, ma in termini di modulo, noi sappiamo che il modulo è uguale al prodotto dei moduli per il seno dell'angolo che forma, ok? Ma se l'angolo è 90 gradi, il seno è 1. Quindi praticamente il modulo di questo vettore qui a che cosa è uguale? È uguale ad omega, giusto? Prodotto dei moduli, omega per 1 per il seno di 90 gradi, cioè omega. Qui devo fare il prodotto di omega per questo. Quindi questo ha componente modulo omega, questo omega, quindi cosa ottengo? Omega 4, perché l'angolo è ancora 90 gradi. Quindi il modulo è omega 4, eccolo qua. Ok? Qual è la direzione? La direzione è quella di epsilon con 1 opposta, quindi epsilon con 1 e il segno meno. Ok? Quindi abbiamo dato una spiegazione più semplice, più fisica, del risultato di questo doppio prodotto vettoriale. A questo punto siamo pronti per proseguire con la nostra dimostrazione, ok? Quindi avevamo lasciato in sospeso qui questi due termini, ma che ora abbiamo sviluppato separatamente per quanto riguarda, scusatemi, questa epsilon con due punti, per quanto riguarda la derivata seconda, e allora, cosa otteniamo? Qui abbiamo più alfa vettore, abbiamo questi termini scalari, per cui qui abbiamo psi epsilon con 1 più eta epsilon con 2 meno omega quadro omega quadro che moltiplica xi epsilon con 1 più eta epsilon con 2. Abbiamo completato questo discorso, possiamo proseguire, quindi qui otteniamo, proseguendo perché stiamo esplicitando la derivata seconda del vettore posizione OP, e quindi otteniamo, allora, O omega due punti, più
Beh, la raggruppo in maniera diversa, poi la esplicitiamo completamente, quindi più e da due punti epsilon con 2 più alfa vettore, lasciamolo ancora così, analoga a quanto abbiamo fatto per le velocità, diamo maggiore senso fisico a questa espressione che abbiamo ottenuto. Allora, la derivata seconda del vettore posizione di P non è nient'altro che l'accelerazione di P, giusto? L'accelerazione assoluta. Quindi posso scrivere l'accelerazione di P assoluta. Questa è uguale alla derivata seconda del vettore posizione di un punto diverso che sarebbe l'origine del sistema mobile, cioè di omega. Quindi anche questa è l'accelerazione, ok? L'accelerazione del punto omega assoluta. Va bene? Andiamo avanti. Qui cosa abbiamo? Come vedete è rispetto al sistema mobile, perché qui compaiono i versori epsilon con 1 ed epsilon con 2 del sistema mobile. Ma le componenti cartesiane corrispondono alle derivate seconde. Quindi questa che cos'è? È l'accelerazione relativa di P rispetto al sistema mobile. Quindi questa è l'accelerazione di P relativa. Poi cosa abbiamo? Abbiamo tutto il termine tra parentesi quadre. Questa la possiamo esplicitare un po' meglio, perché questa è uguale a che cosa? Ad alfa vettore questo termine. Questo termine che cos'è? Omega P. Corrisponde ad omega P, cioè il vettore posizione di P rispetto a riferimento mobile, meno omega quadro, ancora una volta, omega P. Ok? Più ancora, abbiamo 2 omega, vettore, attenzione, qui ci sono le derivate prime, quindi non è il vettore posizione, bensì la velocità relativa del punto P rispetto al sistema mobile. Ok? Questa è la velocità relativa, la V di P relativa rispetto al riferimento mobile. Bene, questo che ci troviamo davanti non è nient'altro che il teorema di Coriolis sui moti relativi. Questo è un risultato molto importante perché? Perché viene fuori un termine aggiuntivo, del quale avete sentito sicuramente parlare, che è l'accelerazione di Coriolis. L'accelerazione di Coriolis è rappresentata da questo termine qui, questa è l'accelerazione di Coriolis, detta anche accelerazione complementare o accelerazione di deviazione. Un termine molto importante. Infatti cosa abbiamo? L'accelerazione di P assoluta è uguale all'accelerazione di P relativa più la somma di questi termini, che rappresenta tutta l'accelerazione di trascinamento, più l'accelerazione di Coriolis. Ok? L'accelerazione di trascinamento in questo caso, che è il caso più generale nel piano, infatti è uguale
all'accelerazione di omega assoluta, cioè dell'origine del sistema mobile, che tiene conto della traslazione del piano mobile rispetto a quello fisso, più quest'altro termine che tiene conto della rotazione del piano mobile rispetto a quello fisso. Questa è l'accelerazione di trascinamento. Dal punto di vista fisico, ripeto, questo termine tiene conto della traslazione, quest'altro termine tiene conto della rotazione. Tanto è vero che se noi ritorniamo all'esempio semplice, direi quasi banale, visto prima del vagone ferroviario, cosa viene fuori? Questo c'è un moto puramente traslatorio, anche rettilineo. Se il moto è puramente traslatorio, vuol dire che non c'è cambio di orientamento del piano mobile e quindi la omega è uguale a zero. Uguale a zero la omega è uguale a zero anche alfa, cioè l'accelerazione angolare. E quindi come diventa, che forma assume questo teorema in quel caso particolare? Accelerazione assoluta, ho questo termine, questo è uguale a zero, questo è uguale a zero, quella di Coriolì è uguale a zero, e quindi è quello che voi ben sapete dai corsi precedenti, in particolare dalla fisica, cioè che l'accelerazione assoluta è uguale all'accelerazione relativa più l'accelerazione di trascinamento, cioè l'espressione è praticamente analoga a quella delle velocità. Ma questo è un caso particolarissimo di moto relativo. Attenzione, perché se ci troviamo viceversa in una situazione generale, ci sono degli altri termini che compaiono e dei quali ovviamente dobbiamo tenere conto. Ok. Sempre sulla falsariga di quanto detto a proposito delle velocità, anche per quanto riguarda le accelerazioni, quando noi facciamo riferimento ad un corpo rigido, la cui sagoma è per esempio rappresentata da questa linea rossa chiusa, allora abbiamo che omega p è costante, perché in un corpo rigido sapete che le mutue distanze tra i punti generici dello stesso rimangono invariate nel tempo, no? Cioè sarebbe l'opposto del corpo elastico. Poi il corpo rigido naturalmente rappresenta una astrazione, un modello di riferimento, che però per l'analisi cinematica e anche dinamica va assolutamente bene. Ok, quindi in questa situazione vediamo come si particolarizza questa relazione. Questa relazione diventa... sicuramente questo termine di accelerazione relativa non c'è, perché il punto P non si muove rispetto al riferimento mobile, perché ora stiamo ipotizzando che P appartenga al piano mobile. Quindi questo termine non c'è e naturalmente non c'è neanche questo della velocità relativa. Quindi come diventa questa relazione? Questa relazione diventa l'accelerazione di P è uguale all'accelerazione di omega, che è un altro punto dello stesso corpo rigido, in questo caso, più alfa vettore omega p meno omega quadro omega p. Ma questa la possiamo scrivere anche in modo più compatto, che probabilmente vi è più familiare anche, l'accelerazione di omega più... questa non è nient'altro, anzi facciamo un passaggio in più, l'accelerazione di P rispetto ad omega tangenziale più l'accelerazione di P rispetto ad omega normale, ma questa la scriviamo ancora come l'accelerazione di omega più l'accelerazione totale di P rispetto ad omega in considerazione di tutte e due le componenti normali e tangenziali che normalmente sono presenti. Ok? Questo è il teorema di Reynolds, che ricaviamo come conseguenza, come caso particolare, del teorema di Coriolì.
Bene, a questo punto andiamo ulteriormente avanti, cancello questa parte della lavagna, consideriamo ancora una volta un sistema di riferimento fisso OXY, consideriamo un generico moto di un punto P e rappresentiamo questo moto ancora una volta in forma vettoriale per il tramite di un vettore posizione, analogamente a quanto fatto prima. Indichiamo questa volta per comodità questo vettore posizione con R, R vettore. Questo angolo lo indichiamo con teta e qui abbiamo le componenti cartesiane di questo vettore. Allora, andiamo a rappresentare R in forma cartesiana, questo è uguale ad R coseno di teta, I, versore dell'asse X, più R seno di teta, J, versore dell'asse Y. Ok? Quindi questo è I e questo è J. In maniera analoga a quanto fatto prima, andiamo a considerare la derivata temporale di R, la rappresento in questo modo, ma potrei scrivere anche R punto, no? Dr in dt. Attenzione, la derivata del vettore posizione. Questo discorso non è nient'altro che una generalizzazione di quanto fatto prima, a proposito delle formule di Poisson. Ok? Quindi io considero un vettore posizione e vado a considerare la derivata del vettore posizione. La derivata sappiamo che è la velocità, derivata prima, derivata seconda, rappresenta l'accelerazione in forma vettoriale. Ecco, però voglio mettere in evidenza un altro aspetto a completamento di quanto detto fino ad ora. Allora, come al solito abbiamo in generale una doppia variazione, cioè abbiamo una variazione di modulo e una variazione di orientamento, quindi varia sia la lunghezza sia l'angolo teta. Se noi rappresentassimo per esempio come caso particolare un moto circolare, se la traiettoria è circolare, se il sistema di riferimento è scelto nel centro della circonferenza, ovviamente R sarebbe costante in modulo. Possiamo farlo, ma è un caso particolare. Invece questo in generale, va bene? In generale abbiamo la variazione, ripeto, sia del modulo che dell'orientamento del vettore posizione e dobbiamo tener conto di entrambi questi aspetti. Quindi dn dt di questa, cioè di r cos teta i più r sen teta j, allora questo R lo possiamo anche mettere in evidenza, quindi abbiamo un dr in dt che moltiplica il coseno di teta, quindi dr in dt coseno di teta i
meno R sin teta teta punto I, sarebbe la derivata del primo termine, più R in dt per il seno di teta J, più R coseno di teta teta punto J derivata del prodotto. Proseguiamo qui. Posso mettere in evidenza dr in dt coseno di teta i più seno di teta j, questi due termini, più tra gli altri due, vale a dire questo e questo, posso mettere in evidenza teta punto r che moltiplica seno di teta i più coseno di teta j, ok? Allora vediamo come possiamo scrivere questi due termini in maniera ancora più compatta. Allora, il primo termine lo possiamo scrivere in questo modo, uguale, allora, dr in dt, qui non ho messo la freccetta, quindi vuol dire la derivata del modulo, eh? Ok? Significa la derivata del modulo rispetto al tempo, moltiplicato questo termine qui. Bene, quel termine lì, in realtà, lo possiamo rappresentare in questo modo, cioè per R diviso R. Questo termine è il versore del vettore R, perché se io divido il vettore per il proprio modulo ottengo il versore, no? Giusto? Il secondo termine, qui sopra, lo posso invece esplicitare in questo modo. Questo è un teta punto r, ma questo l'abbiamo visto anche prima, questo lo posso esplicitare come omega vettore r, perché questo termine, ce l'avete sugli appunti, è praticamente uguale a questo prodotto vettoriale, ok? Possiamo vedere, se volete, nuovamente il jk. Qui abbiamo 0, 0 teta punto, r ha come componenti sen teta 0. Se andate a considerare questo prodotto vettoriale, quindi lo sviluppo di questo determinante, cosa viene fuori? Viene meno teta punto sen teta, che è questo, teta punto sen teta per i, che è questo termine, e poi abbiamo più teta punto cos teta, che è quest'altro termine, per j, moltiplicato per r, naturalmente, perché questo non è un versore, l'r lo possiamo mettere qui, e quindi ci ritroviamo perfettamente. Bene, siamo giunti ad una relazione fondamentale per la cinematica, che è una generalizzazione delle formule di Poisson. Ok? La possiamo riscrivere qui, la formula finale, quindi abbiamo dr vettore in dt è uguale a dr modulo in dt per r diviso r più omega vettore r. Questa formula
è altrettanto importante e spesso è attribuita a Bohr. Che consente di ricavare la derivata temporale di un generico vettore. Ecco, però, al di là dei passaggi matematici che rimangono ovviamente fondamentali, cerchiamo di estrapolare l'aspetto fisico. Qui noi stiamo considerando la derivata temporale di un vettore posizione, quindi questo vettore istantaneamente definisce la posizione di un punto. Ok? Quando io vado a considerare la derivata, praticamente sto considerando la velocità. Ma la cosa importante è che praticamente abbiamo ancora una volta due aspetti separati, cioè i due termini corrispondono fisicamente a due aspetti importanti che ho già accennato prima. Cioè, questo termine tiene conto della variazione del modulo, infatti ha la direzione del versore di R. Quindi se considerassi solo questo termine, R varia solo lungo la propria direzione. Ok? Perché ha il versore del vettore stesso. Quest'altro termine invece, la R viene considerata costante in modulo e tiene conto per il tramite della velocità angolare omega della variazione di direzione di R. In generale variano tutte e due. Questo è il motivo per cui io ho questi due termini. Tant'è vero che se io andassi a considerare, come fatto prima, un versore, cioè un vettore di modulo unitario, che cosa avrei? Se il modulo qui è unitario, questa derivata è uguale a zero. Non c'è più, e ritrovo la formula di Poisson. Quindi alla fine la formula di Poisson può essere ottenuta come caso particolare della formula di Bohr, che fornisce in generale la derivata di un vettore. Ok? Bene, allora a questo punto andiamo avanti e introduciamo degli altri aspetti che ci interessano nella cinematica dei meccanismi. Facciamo un po' il punto della situazione, no? Rendendo la cosa, se volete, un po' più familiare. Allora, un corpo rigido nel piano. Questa è la sagoma. Andiamo a considerare due generici punti, questa volta li indichiamo con A e B, come solitamente si fa. Questo è un corpo rigido, per cui la distanza AB ovviamente rimane costante, per quanto detto prima. Supponiamo di conoscere la velocità istantanea del punto A. E questa posso sceglierla in maniera completamente arbitraria, siamo in perfetta generalità. Ecco, la velocità del punto B, pur rimanendo nel caso più generale possibile, non può essere assegnata in maniera completamente arbitraria, perché deve essere rispettata una condizione. Qual è la condizione? L'ipotesi di corpo rigido. Ok? Ecco, come si cala la condizione di corpo rigido sulle velocità? È molto semplice. Se noi consideriamo una linea che congiunge A e B, noi possiamo considerare la componente del vettore velocità sulla linea congiungente questi due generici punti che ho scelto in precedenza. Questa è la componente. Indichiamo questa componente del vettore velocità di A in colore diverso. Questa è la componente. Bene, io posso assegnare la velocità di B come voglio, purché quella componente arancione sia identica. Quindi la condizione è questa.
questa componente arancione la devo avere tale quale qui, identica. Detto questo, l'ipotesi di corpo rigido è rispettata e posso scegliere velocità di B come voglio. Per esempio, consideriamo questa. Questa è la velocità istantanea del punto B. Come vedete, le due componenti arancioni sono identiche, però diamo una spiegazione fisica di questo. È molto semplice, perché è evidente che io ho due punti dello stesso corpo rigido che in quell'istante si stanno muovendo su quella direzione, che sarebbe la congiungente a B, e ovviamente devono avere la stessa velocità, perché se per assurdo questa componente fosse più grande di quest'altra, il punto B si muoverebbe più veloce. Immaginate due automobili in fila, la loro distanza rimane immutata se le velocità sono uguali, ma se quello davanti accelera o frena, ovviamente ci avviciniamo, anzi ci allontaniamo oppure ci avviciniamo. E viene meno l'ipotesi di corpo rigido. Quindi è come se le due automobili fossero congiunte con un'asta di traino, per esempio, rigida. Ogni accelerazione o frenata chiaramente introdurrebbe un carico sull'asta e potrebbe portare sicuramente alla rottura del gancio. Ok? Quindi, affinché sia rispettata l'ipotesi di corpo rigido, questa condizione deve essere sempre vera. Infatti, non a caso, noi abbiamo dimostrato questo teorema sulle velocità. Questo teorema, vi dico, a volte viene attribuito a Galilei, altre volte a Varignon, per la sua analogia con le proprietà della statica. Ok? Comunque, possiamo scrivere quella relazione qui, chiaramente particolarizzata per i punti A e B, e posso scrivere che la velocità di B è uguale alla velocità di A più la velocità di B rispetto ad A. Ho scritto la stessa relazione. Questa la posso sviluppare, secondo quanto ho scritto anche lì, posso sviluppare, questa è uguale alla velocità di A più omega vettore AB. Dove omega che cos'è? È la velocità angolare. Attenzione, la velocità angolare è associata ad un piano mobile, quindi ad un corpo rigido, non a un punto. Ed è la stessa per tutti i punti. Se io anziché considerare B, considerassi un altro punto qui, C per esempio, io posso scrivere la stessa relazione e la omega è la stessa. Sottolineo, ok? È la stessa, perché è associato al corpo rigido, cioè quello rosso, per capirci. Quindi se considerassi C potrei scrivere che la V di C è uguale alla V di A più omega vettore AC. Bene. Questa è un'equazione vettoriale. Se è un'equazione vettoriale la posso risolvere in vari modi. Un modo è quello introdotto da Smith, che prevede l'utilizzo dei diagrammi polari, cioè i poligoni delle velocità, diagrammi polari delle velocità. Quindi, facendo riferimento a questo schema, noi possiamo dire, rappresentare qui parallelamente la velocità di A, che è questa, possiamo rappresentare parallelamente la velocità di B, in questo modo, a partire da un polo del diagramma polare, siccome deve essere rispettata questa equazione vettoriale, e questo diagramma non è nient'altro che la soluzione grafica di questo, di questa equazione vettoriale, ovviamente devono essere l'un l'altra congruenti. Ok? E quindi, se facessimo la parallela a questa, per avere dei riferimenti nel disegno, questa è la parallela
alla congiungente i punti AB. Ecco, la differenza di questi due vettori sarebbe perpendicolare, perché deve risultare che la V di B è uguale alla V di A più la V di B rispetto ad A. Questa è la V di B rispetto ad A. E come vedete questa è congruente con l'equazione vettoriale, perché le frecce si rincorrono VA, VBA, che è uguale a V di B. Ecco, la differenza di questi due vettori, perché questo posso portarlo al primo membro naturalmente, e quindi la velocità relativa alla differenza delle velocità di B ed A, come risulta? Perpendicolare alla congiungente AB. Se così non fosse, verrebbe meno l'ipotesi di rigidità. Ok? Lo stesso diagramma lo potrei fare qui, riporto questa parallela qui, ok? E questa è la velocità VBA, stesso identico diagramma come poligono delle velocità. Questa velocità è esattamente perpendicolare. Perché è perpendicolare? Possiamo verificarlo in altro modo, perché deriva da questo prodotto vettoriale. Ma la omega è un vettore libero, peraltro, non è un vettore applicato, che è perpendicolare al piano della lavagna. Quindi, quando vado a considerare la velocità di B rispetto ad A, espressa in questo modo, è come ritenere A fisso, immaginate di mettere un chiodo in A, e di far ruotare B rispetto ad A. Come? Con una certa velocità angolare omega, che posso rappresentare nel piano con questa freccetta, perché sarebbe in realtà un vettore perpendicolare, in questo caso è entrante, perché come vedete il verso è orario, quindi con la regola della mano destra il pollice è entrante, ok? Perché deve essere congruente con il verso della V di B rispetto ad A, che è diretta verso il basso, ok? Se andiamo a fare il prodotto vettoriale, e questa deve venire per forza perpendicolare ad AB, che è questo vettore, questo è AB, omega vettore AB mi dà la VBA, che deve essere per forza perpendicolare, ok? Questa è un'applicazione di questo teorema delle velocità al caso del corpo rigido, del singolo corpo rigido. Poi arriveremo a parlare di meccanismi che sono dei sistemi di corpi rigidi, ma ci arriviamo gradualmente e rapidamente. Bene, colgo l'occasione di questo schema per richiamare altri concetti fondamentali della cinematica del corpo rigido. Allora, cosa possiamo fare? Se andiamo a considerare, per esempio, una retta passante per A, e perpendicolare al vettore velocità VA, indico questa retta con A piccolo, siccome deve essere sempre rispettata l'ipotesi di corpo rigido, chiaramente la componente del vettore VA sulla retta A quant'è? È zero. Perché è perpendicolare, io ho scelto volutamente la retta A perpendicolare alla VA, quindi la sua componente è nulla, ok? Cioè la componente arancione, per capirci, è uguale a zero. Quindi se volessi rappresentarla, diciamo, sarebbe un puntino, no? Vogliamo provare a rappresentarla, quindi è nulla. Cosa vuol dire? Che se io vado a considerare un altro punto del corpo rigido, qui, per esempio, qual è il vettore velocità? Posso applicare nuovamente questo teorema fondamentale, ma una cosa la posso dire subito. Che il vettore velocità di quest'altro punto che indico con P, per esempio, sicuramente sarà perpendicolare ad A. Perché? Perché per il rispetto dell'ipotesi di corpo rigido, come detto, dei punti allineati devono avere la stessa componente della velocità, quella arancione, per capirci, ok?
Per cui se VA ha componente nulla sulla retta A, anche P, cioè la V di P, deve avere componente nulla, per forza, altrimenti viene meno l'ipotesi di corpo rigido. Quindi posso dire che la direzione della velocità di P è sicuramente questa. Non la conosco ancora, ma è sicuramente quella di P. Tenete a mente questo. Andiamo avanti. Abbiamo detto che questo è il... quello di sotto, quello più lungo, è il vettore velocità istantanea del punto B e posso fare un analogo ragionamento per B. Cioè vado a considerare una seconda retta, una retta B, che è questa, scelta volutamente perpendicolare al vettore velocità di B. Ok? Anche in questo caso la componente arancione uguale a 0, se prendo un altro punto qui, per esempio Q, stesso discorso, sicuramente il vettore velocità A risulta essere perpendicolare. E allora, se io prolungo queste due rette A e B, che si intersecano in questo punto, quale sarà la velocità di questo punto che lo vado a chiamare P con 0? Questo punto deve avere, per l'ipotesi di rigidità, velocità nulla secondo la retta A. Velocità nulla secondo la retta B, l'unica soluzione è che ha velocità nulla. Cioè P0 è centro di istantanea rotazione, o polo delle velocità. E allora nulla vieta di applicare nuovamente lo stesso teorema facendo riferimento a P con 0 piuttosto che ad A o a qualsiasi altro punto. Se facciamo riferimento a P con 0, io posso dire che la velocità di A è uguale alla velocità di P con 0, che scrivo, più la velocità di A rispetto a P con 0. Giusto? Posso farlo. Ma la velocità di P con 0 è uguale a 0, in realtà è uguale a 0, diciamo uguale a 0 in questo modo, quindi la forma vettoriale, quindi 0 vettore vuol dire tutte le componenti nulle, no? Quindi questo termine non c'è, perché è polo della velocità o centro di istantanea rotazione. Questo termine lo posso esplicitare in funzione della velocità angolare e quindi posso scrivere omega vettor P0A. Ed è molto più conveniente. Tra l'altro perché questo mi consente di visualizzare quello che si chiama il campo vettoriale delle velocità. Ok? Vedete, io adesso rappresento omega qui, ma solo perché mi fa più comodo dal punto di vista intuitivo. Ma omega, ribadisco, come anche abbiamo dimostrato, è associato al corpo rigido. Quindi è lo stesso vettore che lo posso spostare, un vettore libero, non applicato. Quindi attenzione, cioè la omega di B rispetto ad A è uguale alla omega di A rispetto a P con 0, di B rispetto a P con 0 e così via. Sempre la stessa, in quell'istante. Perché? Perché è associato al corpo rigido. Il corpo rigido è lo stesso e quindi è la stessa anche la velocità angolare. Ma la rappresento qui perché mi rende il discorso più intuitivo. Va bene? Come vi avevo anticipato prima, la velocità di P è perpendicolare, per i motivi detti prima, alla congiungente. Ma io posso dire anche di più, perché essendo omega la stessa, anche il modulo, qui ho un legame lineare, perché quella che cambia è solo la distanza da P con 0, quindi questo legame è lineare. Cosa vuol dire? Che il diagramma della velocità è lineare, secondo le rette congiungenti qualsiasi punto con P con 0. Quindi qui posso congiungere in questo modo e la velocità di P
è rappresentata da questo vettore, così come da tutti gli altri. Prendo quest'altro punto, avrà questo vettore di velocità, e così via. Diagramma lineare. Ok? Usiamo un altro colore. Quindi, se noi rappresentiamo le velocità di tutti i punti con un colore diverso, per esempio questo, viola, io posso visualizzare il campo vettoriale istantaneo delle velocità, che è associato a quel corpo. Naturalmente questo vale anche per B e per qualsiasi altro punto. Io posso prendere anche questo punto qui, il vettore velocità sarà questo, sempre perpendicolare alla congiunzione. Attenzione, io ho indicato il confine, diciamo così, o il contorno del corpo rigido con questa linea rossa chiusa, ma nulla vieta di associare il punto Q allo stesso corpo rigido, va bene? Cioè io posso tranquillamente modificare lo schema in questo modo, quindi anche i punti, diciamo, esterni al contorno del corpo rigido possono essere associati al corpo rigido, perché nella realtà dei fatti quello che ci interessa in generale è il piano mobile. Quindi dovete immaginare proprio un piano mobile che è rappresentato, per esempio, da un foglio che esegue un generico moto piano rispetto a quello fisso che può essere dato dal piano della lavagna. Istante per istante noi possiamo visualizzare un campo vettoriale delle velocità. Come si presenta questo campo vettoriale? Si presenta, come vedete, circolare intorno al centro di istantanea rotazione. Ma il centro di istantanea rotazione non risulta fisso, infatti si chiama di istantanea rotazione, quindi in generale si muove. Se si muove traccia delle traiettorie. La cosa interessante è che P con 0 si muove qualitativamente, vi rappresento queste traiettorie, si muove rispetto al piano mobile. Il piano mobile è questo, quindi P con 0 si muove rispetto al piano mobile, ma si muove nel contempo rispetto al piano fisso. Quindi traccia due traiettorie. Questa prima traiettoria è chiamata polare mobile, l'altra traiettoria, che è tangente alla precedente, è chiamata polare fissa. Questo è un concetto molto importante nella cinematica del corpo rigido, ma ancora di più nella cinematica dei meccanismi, in quanto le traiettorie polari rappresentano in qualche modo l'essenza del moto, a prescindere dal particolare meccanismo utilizzato per la generazione di quel moto. Cosa voglio dire? Che noi possiamo avere n meccanismi equivalenti, cioè diversi tra loro dal punto di vista ingegneristico, va bene? Ma che generano la stessa legge di moto, poiché caratterizzati dalle stesse traiettorie polari. Allora, nella progettazione dei meccanismi, capita di assumere le traiettorie polari e progettare di conseguenza il meccanismo. Ho più meccanismi, scegliendo poi tra questi quello migliore, perché naturalmente la cinematica è il primo step della progettazione meccanica funzionale, ma ovviamente non è l'unico, perché questo primo step è seguito dall'analisi dei carichi, quindi è un'analisi statica o dinamica, per poi arrivare alla parte dimensionale e quindi al progetto meccanico completo.
Allora, detto questo, andiamo avanti. Facciamo in tempo a dire ad introdurre un concetto importante, sempre relativamente alle traiettorie polari. Siccome parliamo di corpo rigido, possiamo considerare questa situazione. Immaginate che questo sia il piano pavimento, quindi un piano orizzontale, e questo rappresenta una parete verticale. Come singolo corpo rigido, noi possiamo considerare una scala, per esempio, una scala appoggiata sul pavimento e sulla parete verticale. Quello che ci interessa è la cinematica. Naturalmente la scala, per essere in equilibrio, chiaramente dobbiamo avere a che fare con un piano scabro, cioè abbiamo bisogno delle forze di attrito, altrimenti cade, lo sappiamo bene, se non altro con la pratica, ma questi sono aspetti legati alla dinamica. Rimaniamo nella cinematica, quindi non ci interessa, quello che ci interessa è il movimento. Questo è un corpo rigido, nel momento in cui la scala cade, una scala a pioli, cade, l'unica ipotesi che dobbiamo rispettare è che questo punto, questo è il punto A e questo è il punto B. Quindi il punto A ipotizziamo che si muova lungo questa retta, cioè il profilo del muro verticale, e il punto B che si muova lungo il profilo del piano orizzontale. Cioè che non ci sia distacco, immaginate che questi siano entrambi dei vincoli bilaterali che garantiscono il contatto. Va bene? Dove si trova il centro di istantanea rotazione? Beh, qui praticamente abbiamo anche dimostrato in maniera semplice, intuitiva, ma rigorosa, il teorema di Chasles. Perché? Perché il centro di istantanea rotazione, praticamente, da dove viene fuori? Dall'intersezione di due rette perpendicolari ai vettori velocità di A e B. Ma siccome i vettori velocità sono tangenti alle traiettorie, praticamente le normali alle traiettorie si intersecano nel centro di istantanea rotazione. Questo è il teorema di Chasles. Siccome qui noi conosciamo la traiettoria di A e la traiettoria di B, per quanto detto prima, quindi nell'ipotesi di assenza di distacco, quindi di vincolo bilaterale, la traiettoria è questa. La traiettoria è questa, sono entrambe rettilinee in questo caso, quindi la perpendicolare a questa e la perpendicolare a quest'altra individuano questo punto che è proprio il centro di istantanea rotazione. Quindi questo è il teorema. Abbiamo trovato il centro di istantanea rotazione. Perché vi riporto questo esempio? Perché è molto semplice e ci consente di, diciamo, richiamare concetti fondamentali della cinematica del corpo rigido. Tanto è vero che se questa distanza è costante, deve essere costante per essere un corpo rigido, non è complicato capire o intuire che in un'altra posizione di questa scala, per esempio in questa posizione qui, ok, il centro di istantanea rotazione si trova altrove, a conferma del fatto che non è fisso ma che si muove nel piano. Va bene? Riapplico il teorema di Chasles e ritrovo una nuova posizione che sarà un P0' per una differente posizione A' B' di questo corpo rigido. Certo, potrei fare per punti, no? Cioè, mi disegno tutte le possibili posizioni, congiungo i punti, ho ricavato cosa? La traiettoria di P con 0 rispetto al sistema fisso. Fisso vuol dire il piano della lavagna. Cioè, ricavo la polare mobile. E per quanto riguarda la polare fissa, per quanto riguarda la polare mobile, ovviamente il discorso è un po' più complicato, meno intuitivo, ok?
E allora, in questo caso, noi la possiamo ricavare le equazioni della polare fissa e della polare mobile in maniera molto semplice. In generale è piuttosto complicato, perché abbiamo a che fare con curve algebriche di grado superiore, superiore vuol dire sesto, ottavo e così via, quindi è abbastanza complicato, ma in questo caso è abbastanza semplice da poterlo vedere insieme. Andiamo a vedere. Quindi, se io scelgo un sistema di riferimento fisso, e quindi abbiamo un sistema di riferimento XY, chiaramente lo scelgo nella maniera più conveniente per lo scopo dell'obiettivo finale del discorso, e cosa mi interessa? La definizione polare fissa, traiettoria di P con 0 nel sistema fisso. Quindi prendo il riferimento fisso, la traiettoria la posso analizzare per il tramite di un vettore posizione, come ho fatto prima. Quindi vado a considerare un vettore posizione di P con 0, cioè che parte dall'origine, che è questo. Naturalmente immaginiamo che la lunghezza AB sia uguale ad L e costante, e possiamo facilmente ricavare l'equazione della polare fissa. Molto semplice, perché questo vettore lo posso ancora una volta rappresentare, questo è P0, rappresentare in una forma cartesiana. Se questo angolo lo indichiamo con alfa, naturalmente il parametro del moto è un sistema ad un grado di libertà, alfa è il parametro del moto, al variare di alfa varia la configurazione, la posizione del corpo rigido. Quindi O di P con 0 è uguale semplicemente ad L coseno di alfa per I più L seno di alfa per G in forma cartesiana. Bene, questo è il vettore posizione, però in questo caso a noi interessa la traiettoria, va bene? La traiettoria, per cui mi conviene passare da questa forma vettoriale ad una forma cartesiana per poi ricavare l'equazione algebrica della traiettoria. Quindi questo altro non è che la x di P con 0, e questa altro non è che la y di P con 0 come coordinata. Ecco, per avere un'equazione in forma algebrica piuttosto che parametrica, come in questo caso, parametrica in funzione del parametro alfa, devo eliminare il parametro, cioè devo eliminare alfa. Ecco, normalmente questo passaggio dalla forma trigonometrica a quella algebrica è piuttosto complicato, ma qui è molto semplice. Perché? Andiamo a vedere. X di P con 0 uguale ad L coseno di alfa, Y di P con 0 uguale ad L seno di alfa. Beh, basta quadrare e sommare, no? Se vado a quadrare e sommare, che cosa ottengo? Ottengo x di p con 0 al quadrato più y di p con 0 al quadrato uguale a che cosa? L quadro, in evidenza, se inquadro più cos quadro, lo da 1, giusto? Quindi al secondo membro ottengo L quadro. E come vedete, come vi avevo preannunciato, l'equazione è molto semplice, la riconosciamo subito, è l'equazione di una circonferenza, peraltro in forma canonica, di raggio L. Quindi la polare fissa è una circonferenza in questo caso. Andiamo a rappresentarla. E così via. Questo è il quarto della circonferenza, questa qui è la polare fissa, ok? Cioè il grafico di questa funzione. Leggermente più complicata è la determinazione dell'equazione della polare mobile. Ecco, ma niente di che, perché se io vado a scegliere come sistema di riferimento, quindi l'origine omega coincidente con A, e scelgo l'asse xi, secondo il link, l'asta AB, e questo lo indico con eta, che sarebbe il riferimento mobile perché è attaccato
a questa scala, a questo corpo rigido, quindi si muove insieme ad esso. Ecco, definizione, P con zero è la traiettoria, la polare mobile è la traiettoria di P con zero nel riferimento mobile, quindi ora devo scegliere un vettore posizione diverso, vettore posizione rispetto al piano mobile, giusto? E allora ancora una volta lo vado a prendere qui, questo vettore posizione, che non è più OP come in questo caso, ma è omega P, perché sto facendo riferimento al sistema omega xi eta, che è quello mobile. Le componenti di questo nuovo vettore posizione sono queste, ok? E anche in questo caso possiamo dare una rappresentazione cartesiana a questo vettore posizione omega p. Omega p ha una componente xi che possiamo ricavare in questo modo. Abbiamo questa distanza che è L cos beta, cos alfa, L coseno di alfa, quindi L coseno di alfa sarebbe questa distanza. Epsilon con 1 più quindi L coseno alfa coseno quadro di alfa L coseno alfa seno di alfa epsilon con 2. Questa è la rappresentazione cartesiana, perché questo angolo qui è ancora alfa, ok? Per simmetria questo alfa è uguale a questo, questi sono alterni interni, quindi anche questo è alfa. Quindi L coseno quadro alfa, L coseno alfa, sen alfa per avere l'altra componente. Ok, anche qui vogliamo l'espressione algebrica della polare mobile, questa rappresenta una xi di P con zero e questa rappresenta una eta di P con zero. Proseguiamo sulla falsa riga di quanto fatto prima a proposito della polare fissa. Quindi posso scrivere che xi di P con zero riscrivo uguale ad L coseno quadro di alfa e che eta di P con zero è uguale ad L coseno alfa seno di alfa. Ok? Bene, anche qui mi conviene quadrare e sommare, quindi otteniamo xi quadro di P con 0 più eta quadro di P con 0 che è uguale ad L quadro coseno alla quarta di alfa più L quadro coseno quadro di alfa sen quadro di alfa. Bene, questa la possiamo scrivere anche in questo modo, di P con 0 al quadrato più eta quadro di P con 0 che è uguale, metto in evidenza L quadro coseno quadro di alfa e qui abbiamo ancora una volta cos quadro più sen quadro che è uguale a 1. Ma attenzione, perché questo termine, non tutto, ma L coseno quadro alfa, che cosa è uguale? A xi di P con 0. Quindi questo è L xi di P con 0. Quindi sono riuscito anche in questo caso ad eliminare il parametro alfa per passare dalla rappresentazione prima vettoriale, poi parametrica, a quella algebrica. Ok? Quindi l'espressione algebrica
finale è la seguente: si di p con 0 al quadrato più eta di p con 0 al quadrato meno L xi di p con 0 uguale a 0. Bene, questa è ancora l'equazione di una circonferenza, quindi anche la polare mobile è una circonferenza. Infatti questo moto particolare viene chiamato anche moto di Cardano, e queste due circonferenze sono normalmente denominate cerchi di Cardano. È un particolare moto rigido. Ecco, qual è il grafico di questa funzione? Abbiamo detto che è una circonferenza, ma è una circonferenza che rappresenta in questo modo, e questa è la polare mobile. Infatti da questa equazione potete facilmente capire che il raggio è uguale delle mezzi e che il centro della circonferenza si trova proprio posizionato sull'asse delle ascisse. Quindi questa è la polare mobile. Ecco, vi ho riportato questo esempio abbastanza semplice di determinazione delle traiettorie polari per familiarizzare con questo concetto fondamentale, e vediamo anche che queste due traiettorie polari sono tangenti tra di loro in P con zero. Non solo, queste due traiettorie hanno significato cinematico, e quindi dal puro rotolamento della polare mobile su quella fissa noi possiamo rigenerare in maniera diversa lo stesso movimento. Quindi voglio concludere con questa osservazione, che rappresenta uno spunto per successivi sviluppi. Considerare questo corpo rigido che si muove, immaginate la scala che cade, tenendo A su questa traiettoria e B su quest'altra traiettoria orizzontale, oppure considerare il rotolamento di questa ruota, chiamiamola così, che ha la sagoma della polare mobile, su quella fissa, non c'è alcuna differenza, abbiamo lo stesso moto rigido, a conferma del fatto che le traiettorie polari ci consentono di riprodurre la stessa tipologia di moto a prescindere dal particolare meccanismo realizzato dal punto di vista tecnico. Abbiamo concluso per oggi.